Va tutto bene? Elena. Hanno fatto tutto il possibile. Ora dipende da te. Lo so che sei stata molto, molto forte. Non è colpa di nessuno. Soprattutto non tua. So che hai l'impressione che Carlo sia ancora qui. Qui con noi, con te. Ma non è in quella stanza, Elena. È ora di iniziare una nuova vita insieme. Io sono sempre con te. È bello sentire l'acqua calda. Mi piaceva tanto, davvero, fare il bagno caldo. Lo so. Vieni qua. Grazie. Aspetta che ti prendo la sedia. Grazie. Grazie. Sai che non riesco a arrivare a toccarmi i piedi. Non ce la faccio più. Mi sei mancato tanto, sai. Adesso sei qui e va bene così. Però prima che me ne vada voglio che tu venga al cimitero con me. A fare quello che farebbe ogni bravo padre e figlio. Mi hai ripreso a lavorare e so che cosa significa per te. Questa qui, a mio avviso, è davvero un'opera eccezionale. Non trovate? Seguitemi, vi mostro gli altri lavori. Puoi provare a richiamare Ernesto, per favore? Sì, certo, tranquilla, ci penso io, lo chiamo subito. Grazie. Ciao, amore. Ciao. Tutto bene? È una mostra bellissima e tu sei splendida, lo sai. Scusa un attimo. Certo. Ernesto. Sta arrivando. Hai notizie di Ernesto? No, ma c'è una cosa di cui devo parlarti. Ok, ma ne parliamo più tardi. Ok.
come stai? Bene, molto bene. E comunque grazie per avermelo chiesto dopo 3 anni. Ernesto, che cosa vuoi? Ho bisogno di te. E dunque? E dunque voglio fare una mostra. La voglio fare qua. La voglio fare con te. Hai bisogno di me? Nient'altro? Nient'altro. Hai avuto 3 anni per venire qui a vedere se ero viva o morta. E poi vieni e mi chiedi di fare una mostra. Almeno guarda le foto. Se non ti piacciono me ne vado, non mi vedi più. Ma mi prendi per il culo? Vai, Ernesto, è pieno di gallerie qua fuori. Tu sei l'unica che può capire questo lavoro. Ora falla vedere qualcuno che gli importi. Se cambi idea... Mi trovi qua. Ehi, ciao, come stai? Bene, tu? Bene, credo. Che ti è successo? Dimmelo. Chi è stato? Chi è stato? Delle persone di qui. Stai bene? Sì. Sei sicuro? Su, vieni dentro. Sto bene. Vieni a bere qualcosa, ti prego. Senti, Ian, ti ho portato una cosa. Queste sono le mie macchine, i miei obiettivi, tutta la mia vita da fotografo. Bello. Voglio darle a te, adesso. No, no, non posso, è la tua attrezzatura. Non ne ho più bisogno, voglio dare tutto a te. Non se ne parla, che stai cercando di dirmi? Senti, Ian, non sto bene. Non ho molto da vivere. E ho parecchie cose da sistemare. Parto domani. Come? No, no, tu sei malato. Allora, dobbiamo fare qualcosa. Non puoi andartene così, non devi arrenderti. Tu non sei un uomo debole, cazzo! Sono venuto a dirti quello che ho deciso. Non discutere, non contraddirmi. Domani sarà l'ultima mostra della mia vita, chiaro? Prendi le chiavi del mio appartamento. Vai a stare lì e scappa da questo posto di merda. Non le voglio le tue chiavi, non mi servono le chiavi. Aspetta, un momento. Che cosa... Cosa farai adesso? Non pensare a me. Devi pensare solo a te stesso. Vattene subito da qua. Ernesto teneva un corso di fotografia in prigione. L'hai conosciuto in prigione? Fantastico. Che ti è successo? Ernesto, che cosa vuoi? Ho bisogno di te. Non è facile per me. Cosa non è facile? Avanti, spiegamelo.
Scatterai foto alle fichette nude? Vaffanculo, papà, vaffanculo! Mio padre, la polizia, le persone del quartiere, è tutto uno schifo! È dura per tutti, Elena, non soltanto per te! Sei morto, mio di merda, sei morto! Mi parli come se fossimo amici. Io non sono tuo amico. Sta arrivando. Non puoi andartene così, non devi arrenderti. Tu non sei un uomo debole, cazzo! Ciao ragazzi, restate ancora qualche secondo con me perché ho una lista di film da non perdere in uscita nei prossimi mesi per gli amanti del cinema lo strano. Allora, vedremo il nuovo film di e con Antonio Albanese, A casa, in cui Antonio porterà la sua particolare visione su un tema molto caldo e attuale, l'immigrazione. La frase «se tutti riportassero un migrante a casa, il problema sarebbe risolto» fa da perfetto innesco per una vicenda che porterà questa storia ironica da Milano al Senegal, in un continuo equilibrio tra lucida realtà e lucida follia. Poi vedremo La banda dei tre, un'ironica commedia nera con Marco Bocci, Francesco Pannofino, Aldo Marinucci, Matteo Branciamore, Enzo Ghinazzi Pupo e Alessandro Cremona per la regia di Francesco Maria Domenidò. Una storia che stravolge i canoni classici del noir e che gioca sempre sul filo del grottesco e dell'ironia, con personaggi sopra le righe ma anche con un senso dell'amicizia fuori dal comune. Interessante anche il film Brutti e Cattivi di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria, Marco D'Amore e Sara Serraiocco tra gli altri. Il film racconta le vicende di una banda di disabili che riesce a fare una grossa rapina. Dopo il colpo però le cose si complicano terribilmente in una girandola di vendette, tradimenti, omicidi e arresti. Allora, c'è qualcosa che vi ispira? Fatemelo sapere nei commenti. Presto vi darò nuovi aggiornamenti su altre nuove uscite italiane, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche per non perdervi nessun video. A presto, ciao a tutti!